con l'assessore Fabiano Marti. Parliamo di questa bella iniziativa, il villaggio di Babbo Natale organizzato dall'ANF, Associazione Nazionale Famiglie, grande festa natalizia nel giorno più bello per i tarantini, quello di Santa Cecilia. Bellissima, stupendo, veramente non ci sono parole, io devo essere sincero, non me l'aspettavo così bello, così ricco, un grande lavoro, peraltro mi dicevano che ci hanno lavorato per 2 mesi e devo dire che si vede, quindi io mi auguro davvero che ti arrivino in tanti, in tante famiglie, tanti bambini. Voglio davvero invitare tutti a visitare questo luogo meraviglioso, è un luogo magico, si entra veramente in una dimensione natalizia alla quale non sempre siamo abituati. E poi è anche una bella occasione per dare una mano ai bambini che magari sono più in difficoltà, c'è la possibilità insomma di scrivere una lettera, di avere dei doni per chi ne ha più bisogno. Quindi una bella occasione con un Babbo Natale credibilissimo, ma è tutto molto credibile, l'associazione Amici del Presepio, c'è veramente tutto quello, tutti gli ingredienti per l'area natalizia più bella che si possa incontrare. Veramente complimenti ad ANF per il grandissimo lavoro che ha fatto. Il calendario natalizio tarantino è ricchissimo, mai come quest'anno. Beh sì, insomma ormai ci siamo abituati e abbiamo abituato la città a calendari ricchi, quest'anno nonostante le difficoltà dovute insomma a tutti i rincari, a tutto quello che c'è stato, al fatto che dopo un po' di mesi di assenza abbiamo trovato i capitoli vuoti, ma siamo riusciti in qualche modo a creare una bella atmosfera natalizia in tutta la città, ci saranno tante cose belle che succederanno e quindi anche questo sarà un bellissimo Natale, soprattutto dedicato ai bambini, sicuramente più sobrio rispetto agli altri anni, però dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie, perché il Natale poi è loro.